Arriviamo a questo appuntamento con grande entusiasmo perché usciamo da un 2021 che sicuramente ha avuto ancora molti problemi legati alla pandemia, ma che in termini di mercato è stato per noi assolutamente straordinario, ottimo in Italia, ma soprattutto una chiave di volta per noi sui mercati esteri, ottimi risultati per tutto il gruppo Lunelli, in particolare per Ferrari Trento, probabilmente anche legati, fra le varie cose, alla nostra nuova partnership con Formula 1, che soprattutto all'estero ci ha veramente aperto nuove porte e dato grandi soddisfazioni. Quindi uno spirito positivo, mi sembra che anche qui a Vinitaly ci sia tanta voglia di rincontrarci, di brindare insieme. Credo sia giusto mantenere ancora qualche attenzione perché dobbiamo ricordarci che il problema Covid non è completamente risolto, quindi credo ci sia un modo per stare insieme appunto con la gioia di rivedersi senza correre poi dei rischi. Quindi siamo ben contenti di essere qui. Ci tengo a sottolineare che è vero, noi lavoriamo molto sulla comunicazione, io stessa me ne occupo in prima persona, quindi la ritengo chiaramente un tassello molto importante, però abbiamo cominciato a lavorare sulla comunicazione una volta che il prodotto, non voglio dire che venga dato per scontato, però una volta che siamo veramente sereni di tutto quello che c'è in ognuno delle bottiglie e dei calici che offriamo ai nostri consumatori. Quindi la comunicazione è importantissima, ma che non deve prescindere da un'attenzione al prodotto, quindi attenzione in vigna e in cantina. Effettivamente abbiamo sempre proposto una comunicazione che da alcuni punti di vista usciva un po', diciamo, dai cliché del settore. Abbiamo sempre lavorato in maniera trasversale anche con quelli che sono altri settori dell'eccellenza del Made in Italy. Penso alle belle collaborazioni che abbiamo avuto con brand italiani della moda, del design, anche per dare un messaggio di Made in Italy che vada al di fuori del mondo del vino, che chiaramente va a comprendere quello che è il food, quindi non solo i prodotti italiani di cibo di eccellenza, ma la nostra ristorazione italiana di eccellenza nel mondo, che per noi è sempre un po' una testa di ponte anche sui mercati esteri, ma uscendo anche dal mondo del food and wine, come dicevo, in altri settori che sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. La partnership con Formula 1 è stato così un ultimo tassello che appunto ci ha dato grande soddisfazione e devo dire che proprio oggi, e peraltro celebriamo il primo podio al Gran Premio di Melbourne di Formula 1 vinto da una Ferrari, dopo un primo anno lo scorso anno così un po' più tentennante sul fronte Maranello, quest'anno siamo veramente contenti anche di portare questa immagine d'italianità e le due famose Ferrari sul podio insieme. Mi occupo anche di sostenibilità in azienda, un tema che poi personalmente devo dire mi sta molto a cuore. Credo sia in questo campo più che in altri settori importanti avere una comunicazione molto precisa e molto corretta, perché il rischio di greenwashing è veramente un rischio che il vino italiano non deve correre, perché la reputazione, come si dice sempre, si impiega anni, nel nostro caso 120, che sono quelli che festeggiamo quest'anno, essere creati è molto facile poi rovinarla. Quindi credo sia importante essere molto precisi nel comunicare quello che si fa e non magari obiettivi magari un po' fantomatici al 2030, 2050, che onestamente restano un pochino delle parole vane. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è di fare le cose e poi comunicarle a mano che sono state realizzate, come è stato ad esempio il caso della carbon neutrality a livello aziendale che abbiamo appunto reso noto proprio pochi giorni prima di Vinitaly. In questo caso noi abbiamo ridotto e compensato le emissioni dirette dell'azienda, quindi quello che e produciamo a livello di cantina, scope 1, 2 e parte del 3 che abbiamo dettagliato, quindi quello che sono tutti i nostri viaggi aziendali piuttosto che il commuting dei nostri collaboratori da casa ufficio qui, e tutto quello che sta a monte delle nostre emissioni dirette. Quindi insomma credo sia importante avere questo tipo di trasparenza proprio per evitare poi magari un sospetto che il vino italiano credo proprio non si meriti.